Benvenuti ragazzi, sono Brown di Fuoco e oggi siamo qua per fare il secondo episodio di God of War Ragnarok Valhalla. Ci eravamo lasciati che aveva finito l'invito e che Kratos aveva rivisto il suo vecchio trono, diciamo. Qua, vediamo se secondaria qua cos'è che c'è. Vediamo, completa gli incarichi e torna per il premio, ok? Incarichi, ok. Kratos contro il Valhalla. Sarà memorabile. Ovviamente. Questi potrebbero fare una vera e duratura differenza. Ah, qua noi possiamo praticamente potenziarci, no? Vedete? Aumenta in modo permanente la salute massima di Kratos. Permanente, però. Questo è già molto meglio. Io la salute l'aumento di 2 almeno. Perché serve troppo la salute in questi tipi di giochi così. E poi qua ci sono le stats. Io aumenterei la forza e basta. Che però va bene così. Ragazzi, io direi di rientrare dentro il Valhalla. Sium. E si ripete di nuovo. Ritorno a casa, iniziato. Mi sono potenziato di più la lancia perché mi piace di più. Becca di questo. Madonna, li ho sfasciati tutti. Mamma mia. Prenderei Furia caotica perché ha delle lame. E mi piace la lame. Guardate qua cosa c'è, ragazzi. Questo se ne è parlato tanto, eh. Finalmente Kratos, un dio amato. E come vedete sotto, qua c'è Thor e qua c'è Kratos che muore. E questo qua è stato disegnato sopra questo. Che c'era Thor che uccideva Kratos. Solo che però noi abbiamo cambiato il nostro destino. E Kratos ha deciso di non uccidere Thor, anche se sappiamo molto bene che Thor ha ucciso nostra moglie e via dicendo. Cose che sappiamo ormai. Venite qua, che vi distruggo con la mia lancia assurda. Bam, vieni qua. Proviamo un po' l'ascia. Bam, boom, distrutto. Bam, boom, distrutti pure questi. Direi fiamme d'angustia. Vai, ci sta. Guardate qua. Guarda, fratello, la nebbia si è dissolta. Forse il Valhalla si sta aprendo a te? Ci sono così tante cose da vedere in lontananza. Si scorgono i piccoli regni connessi al piano superiore. È vero, e quelle guardate. Statue sono davvero imponenti. Le riconosco. Sono i giudici dell'oltretomba, della mia terra natale. Ah, sì, è vero. Mi sembri proprio ansioso di rivederli. Giudicavano le anime, i virtuosi entravano nei campi Elisi, chi non era degno invece veniva gettato nel Tartaro. Ah sì, dove le anime dei dannati venivano torturate. Mi chiedo perché la tua mente le abbia messe qui. Cos'è che c'è qua? Sabbie scendenti. Il mistero delle sabbie. Sconfiggere tutti i prescelti del Valhalla, sbloccherà le sabbie scendenti. E dov'è che dove li trovo il i... Valhalla prima di usarlo. Che cazzo li trovo i prescelti del Valhalla io? Mi sa che dobbiamo entrare qua. Vai, entriamo. Vai, picchia il duro. Pam, pam, ruba il Bifrost. Pam, pam, pam. Mamma nel Bifrost. Non lasciarti colpire. Pam. Vai, 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 cazzo. Mamma mia, che pippi che sono questi, però. 200 echi, buonissimo. Buonissimo. Entriamo da questa parte allora. Ah, un ricordo di Midgard. Mi sembra di capire che i regni che visitiamo non seguano un ordine preciso. Infatti. Fratello,
Di chi era la voce che abbiamo sentito dopo aver visto il trono? L'hai sentita anche tu? Sì. Ha detto che è in debito con te, no? Forse è qualcuno che può darci una mano? Dubito. Era un dio greco e non ci siamo lasciati in buoni rapporti. Beh, Kratos, non ci siamo lasciati in buona parte con nessuno. Sì, ho capito. Non mancano rancorosi fantasmi del passato da queste parti, cioè nella tua mente. Vabbè ragazzi, Kratos non si è lasciato in buoni rapporti con nessuno, perché come sapete ha distrutto praticamente tutto il Pantheon greco e quindi è andata così. Muori. Boom. Parati tutti. Dietro di te! Ancora! Muore! Finito! Sì. Fratello, il trono che abbiamo visto, lo riconosci? Ti è familiare? Era il mio. Il trono che prima era di Ares. È un trono. Sì, ragazzi. Ah, l'emblema fisico della smania di potere. Un simbolo su cui dovrai riflettere. È un simbolo che rinnego. Potrebbe non bastare. Un simbolo non può essere ucciso, distrutto o ignorato. Spesso l'unica soluzione è reclamarlo, ridefinirlo. Ricordarci che non si tratta del trono in sé, ma del dio che vi siede sopra. Ragazzi, ha ragione il mio, no? Sentita, oh, fratello! Minchia, oh, stai caldo. Boom. No! Dietro di te! Vai, madonna mia, due di vita, raga, c'ho! Mamma mia, raga! Prima questo potenziale stabile. E adesso io ho paura di andare senza cura. Con pochissima vita, ciò. Due combattimenti di fila. Il Valhalla esige sempre di più. Da un colpo prendi, sono morto adesso. A destra! No ragazzi, sono morto. Ok ragazzi, sono riuscito ad arrivare qua, adesso, madonna mia, se mi uccido. Adesso non c'ho più di vita, eh. Bam, bam, bam. Aia bastardo. Vai, godo. Muori, puttana. God, ho ucciso il prescelto del Valhalla. Valhalla ha scelto di farmi affrontare quel nemico. Credo che ci saranno altre sfide del genere. C'è un po' di vita. Potremo avanzare. No. Niente. E però abbiamo ucciso il prescelto del Valhalla, quindi siamo più avanti di prima. Allora io direi benedizione della giustizia, così almeno prendiamo un po' di stats. Molto bene, è ora di ascendere alla prossima area, se sei pronto. Ovviamente. Però in realtà magari mi sa che io qua prendo un po' di vita. Andiamo. Vai. Dentro le sabbie ascendenti.
Oh merda, chi è questo coglione? No, a cosa ti serve uno scudo se non lo usi? Ma c'hai ragione, Mimir. Vai! Puttana, che male. Devo dire che prendo questo perché di salute sono messo pure abbastanza bene. Di nuovo. Complimenti, vecchio amico mio. Lo sapevo che era Ilio. Dov'è Mimir? Tutto qui ciò che hai da dirmi. Dopo tutto questo tempo, non riesci ad articolare nemmeno un ciao per una delle tue vittime più fauste. Ciao, Elio. Dov'è Mimir? E io che ne so. Perché non andiamo a cercarlo? Lo sapevo che era Elio, regà. E poi ha pure senso perché Elio, non so se vi ricordate, l'ho detto pure nella prima puntata, l'abbiamo ucciso staccandogli la testa. E ce lo siamo portato dietro per fare luce. E quindi ci sta che l'abbiamo messo al posto di Mimir, sta cosa. Ha senso. E... entriamo. Musfelheim, eh? Dunque, che mi dici di bello, Kratos? Hai sterminato qualche bel Pantheon di recente? Hai devastato popolazioni con le conseguenze catastrofiche delle tue azioni? Tradito alleati a cui eri fedele? Devi assolutamente aggiornarmi sulla tua sete di vendetta sanguinaria. Non sono più così. Non vorrai dirmi che ti sei rammollito? Non ci credo. Spartano una volta, spartano per sempre. Non mi freghi, Kratos. Sai come si dice? Non ci si può nascondere nell'ombra da un dio del sole. O almeno è quello che si dovrebbe dire. Ragazzi, però è vero, Kratos ha subito un bel cambiamento mentale, psicologico, perché veramente, tutto il Pantheon greco l'abbiamo sterminato in modi brutali. Solo se ripenso come abbiamo ucciso Ercole, come abbiamo ucciso Hermes, come abbiamo ucciso Elio, appunto. Ragazzi, veramente in modo brutale, non c'aveva senso, Kratos. Inizia a sembrarti tutto un po' più familiare. Una possente catena. È un bel segno. Hai sempre avuto parecchia fortuna con le catene. Andrà tutto a meraviglia per te, me lo sento. Ok. No, eccola lì. Casa dolce casa. Ragazzi. Grecia. Sì, questo qua è familiarissimo. Grecia. Due stati del giudizio, tutto quanto familiare, diciamo. Dove siamo adesso? Questa deve farti riaffiorare molti ricordi. La sala dei sacrifici! La sala dei sacrifici del God of War 1! Vabbè ragazzi, questa roba, cioè, è veramente di... ovviamente io non l'ho giocato, non ero mai incontrato, solo per dirvi. E... però ho guardato comunque. E mamma mia, che God of War. Quindi ci farà ritornare al passato, diciamo. Qua praticamente era la sala dei sacrifici dove abbiamo fatto sacrificare una, che è qua dentro. Per passare avanti abbiamo fatto sacrificare uno. Questo va pure a capire quanto Kratos era un mostro, effettivamente. Che stai facendo, Kratos? Vorresti sacrificarmi? Di nuovo? Ah, ma sì, ma questi qua erano i nemici di God of War 1. Ma quindi hanno proprio ripreso bene, eh? Ci sta. E quindi, secondo me...
vabbè. Un po' scarsini. Però secondo me, visto che sono quelli là vecchi di God of War 1, io direi di usare le lame del caos, no? Per stare un po' in tema. Bam! Bam! Un po' scarsini, Oh, bene! Mi guardi negli occhi mentre mi spingi verso la morte. Un vero tocco di classe, non c'è che dire. Mi fa davvero capire qual è la mia posizione. Soprattutto dopo una lunga agonizzante riflessione su cosa fare. Oh, con quanta riluttanza dirai alla gente di avermi sacrificato! Buono. Vai, bam! Continuiamo a spingere egli intanto. Mi dispiace deluderti, stupido idiota, ma ti ricordi che sono un dio del sole, vero? Pensi che abbia paura di un po' di fuoco? Non minacciarmi con cose spassose, Kratos. Forse verrò infuso di potere e raggiungerò la mia forma finale. Forse esploderò e ti porterò con me. Vediamo cosa succede. Vediamo cosa succede. Ah, allora, se avete sentito, ha detto il un dio del sole, non il dio del sole. Perché come avete capito bene, il dio del sole è Apollo, in realtà. Che cazzo è questa roba, raga? No, che cazzo è? Cosa cazzo? Raga, la spada dell'Olimpo! No, 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 no. Cosa sta dicendo? Cosa cazzo sta dicendo? Cosa mi stai dicendo, gioco? No, cos'è? Cos'è sta roba? Perché c'ho la spada dell'Olimpo? Perché c'ho la spada dell'Olimpo, che è una cosa devastante? Cosa c'entra? Ma quindi adesso c'ho per sempre? Eredità è ora disponibile al piedistallo della Furia di Sparta sulla spiaggia. Perché è un ricordo, cioè non è vero. Mamma mia, ragazzi. La spada dell'Olimpo, mamma mia. Veramente, raga. Ed eccola qua, la stanza dei sacrifici. È ora di spingere, andiamo. Sì, sto arrivando, io sto arrivando. Ok, seriamente, Kratos, fammi uscire da questa gabbia. Non è più divertente. Non posso credere che tu voglia arrostirmi per capriccio con la presunzione che sia quello che il Valhalla vuole da te. Hai mai pensato che forse i tuoi istinti sono solo pensieri casuali che ti vengono in mente, non più veri di altri? Magari pensaci, Tipo subito! Elio, sì. C'è scritto dobbiamo offrire un sacrificio? Ci sei tu o ci sono io? Non c'è nessun altro. Quindi, chi vuoi che mi sacrifichi? Io? No. Tu sei un po' sul cazzo. Vuoi veramente incenerirmi e vedere cosa succede? Ti giuro, non sei cambiato di un singolo. Fratello, che ci faccio qui? Mimir. Mimir. Cos'è? No! No! Fammi uscire! Fratello! Che succede? Aiutami! Ci sto provando! Fratello! Ti prego! Ti prego! Merda, raga! L'abbiamo salvato, però! Torneremo al cancello! Non credo proprio! Penso che tu abbia rotto il Valhalla! Oh, merda! Oh, è giunta la nostra fine! Che vuol dire aver rotto il Valhalla? Sigrun! Andiamo via da qui! Sigrun! Vado, raga, tutta brustolita, tutta bruciata! Io non dovrei essere qui! Oh, Cori, Valedol! Ma, raga, se ci lascia Sigrun, si sacrifica, raga, non ci posso stare, Non ci posso stare dentro. Se muore sicuro non ci sto dentro. Guardatela. Oh no, guarda come sei ridotta. Non avresti dovuto farlo. Io posso guarire. Tu e Kratos invece no. Ma ora siete al sicuro. Sigrun, scusa. Sono stato uno stupido. Dopo, tesoro.
Ho bisogno di un attimo. Saremo per sempre tuoi debitori. Come io sarò vostra debitrice. Mia signora! Basta. Mi hai vista peggio. Non ne sarei così sicura. Silenzio. È in grado di guarire. Potrebbe volerci per tempo. Raga, abbiamo infranto le leggi. Kratos, ritorna là dentro e fa ciò che devi fare. Lo farò, stai tranquilla. Raga, abbiamo appena infranto le leggi del Valhalla. Cioè, ma cosa ha senso? Cioè, mentre Elio, mentre stava per venire bruciato, ovvero sacrificato, si è trasformato in Mimir. Oh mio Dio. Noi tanto eravamo sicuri che torniamo, invece non torniamo. Invece no, ragazzi, non torniamo.